Siamo a bordo dell'Oceanis 37.1 di Beneteau, barca progettata da Mark Lombard per le linee d'acqua, Nauta Design per gli interni e la coperta, ed è una delle barche più visitate di questo Cannes Yachting Festival. Quali sono le sue caratteristiche? Indubbiamente è una barca da crociera pura, pensata sia per un uso armatoriale che per il charter. Il modello che stiamo visitando è proposto nella versione First Line. Quali sono le differenze rispetto a quella standard? Il piano velico è leggermente maggiorato per favorire un po' più le prestazioni. Sono presenti i carrelli del fiocco sulla tuga, in modo da montare una vela di prua con una sovrapposizione maggiore rispetto al piccolo fiocco autovirante. L'altra caratteristica importante è l'assenza del paterazzo. Questo perché le timonerie sono spostate molto a poppa per una questione di geometrie tra tuga e pozzetto, e quindi il paterazzo avrebbe dato fastidio per la seduta del timoniere. Come si regge l'albero? L'albero si regge ovviamente con delle crocette di dimensioni importanti, con un angolo molto acquartierato. Questo fa sì che non sia necessario il paterazzo. L'altra caratteristica importante di questo Oceanis 37.1 è la dimensione della tuga, larga e alta, che corre anche abbastanza davanti l'albero e garantisce ciò che è indispensabile su una barca di queste dimensioni e con questa filosofia, ovvero i volumi interni importanti e spazi XXL anche in altezza, come vi faremo vedere adesso andandola a visitare anche l'interno. Seguiteci che ve la raccontiamo. Vi dicevamo infatti dell'altezza interna dell'Oceanis 37.1. Guardate sopra la mia testa, io sono alto circa 1,76 m e ci sono praticamente quasi 20 cm sopra la mia testa. Questo su un 37 piedi, quindi su una barca di poco superiore agli 11 metri, è veramente qualcosa di significativo in termini di volumi e spazi, e sensazione anche di spazio. E come dicevamo nella nostra introduzione, tutto ciò è possibile grazie alle dimensioni della tuga, larga e alta, che prosegue anche verso prua e garantisce questi volumi interni decisamente XXL.